Sono partiti materialmente gli scavi al Colle del Pionta, questo progetto finanziato da un'associazione aretina e che adesso davvero comincia a prendere la sua concretezza. Incredibile quello che potrebbe riaffiorare e il parco archeologico che quindi si potrebbe venire a creare appunto al Colle del Pionta. Abbiamo fatto con nuove macchine, con nuovi metodi, questo georadar e lo faremo su tutta la collina in modo da vedere in anticipo, prima di scavare, dove sono conservate strutture. Allora già i primi risultati, abbiamo già fatto una settimana di georadar, sono molto promettenti. Sono emerse intanto moltissime tombe di V e VI secolo d.C., quindi una fase interessantissima della storia. Nel frattempo poi dopo sono arrivati i Longobardi, quindi è un momento veramente importante della storia. Quindi tante tombe, edifici che erano legati al culto di quest'area, sempre molto antichi, e poi emerge con grande chiarezza un grande cantiere proprio nei secoli intorno al 1000, promosso da grandi vescovi aretini che chiamarono per questi nuovi palazzi un grande artista, questo Maginardo, che disegnò tutti gli edifici del Pionta. E noi vorremmo ricostruire l'opera di questo Maginardo, di cui c'è solo il nome, ma vorremmo anche dare una concretezza al suo operato. Questa zona è molto ricca e molto importante anche da un punto di vista culturale, che potrebbe veramente creare una fruibilità diversa al Colle del Pionta. Per cui culturalmente, storicamente, non si deve limitare alla parrocchia di Arezzo, cioè questo ha tutte le caratteristiche per espandersi, era già conosciuto all'epoca in tutto l'Occidente, ora è dimenticato, quindi facciamo una riscossa di questa cultura che sicuramente creerà un beneficio alla stessa città. Si può finanziare il Colle del Pionta? Si può finanziare benissimo con poco sforzo, perché tanto quando si devono pagare le tasse, tanto vale pagarne meno e darle alla cultura, e questo devo dire che sarebbero soldi che non vanno all'associazione in pratica, vanno proprio al progetto Colle del Pionta, perché il progetto Colle del Pionta è riconosciuto dall'Art Bonus.